Buonasera a tutti ragazzi, siamo sempre qui al Campo San Pietro dove è appena terminato il primo tempo tra le squadre Levici KM e Biologia Ertoppo con un risultato momentaneo di 2-0 per la squadra qui presente che è quella dei CKM. Facciamo presentare i ragazzi. Angelo Cavaliere. Fabio Barrelli. Tu? Agostino. Allora, tu sei stato anche autore di uno dei due gol, come sta andando la partita? Una buona partita, ricca di occasioni, cerchiamo di sfruttarla al massimo tutte quante. Bene, complimenti. Tu vuoi dire qualcosa a proposito di questo primo tempo? Sì, comunque la squadra avversaria sta giocando molto bene, complimenti anche a loro. Infatti all'ultimo diciamo vi ho visto un po' in difficoltà perché loro hanno attaccato parecchio, però vi siete comunque saputi difendere bene, quindi complimenti lo stesso. Tu qualcosa in merito a questo primo tempo? No, speriamo in un secondo tempo migliore. Addirittura migliore di questo? Vabbè, abbiamo giocato... Si può sempre migliorare, dai. Ma il capitano come mai non è venuto? Si astiene oggi? Il capitano sta là, quello numero 10 oggi, è lui, però si sta comportando anche male in campo e speriamo che il secondo tempo fa pace un po' con la testa. Come mai? È giù di morale? È nervoso? È sempre così quando gioca, quando perde, insomma. E vabbè, è normale. E vabbè, ma andiamo a fare questa seconda. Perfetto, in bocca al lupo. Ciao. Buonasera ragazzi, siamo sempre qui al Campo San Pietro dove si è appena conclusa la terza parte della giornata tra le squadre Levici KM e Biologia Ertoppo per un risultato di 3-0 con la squadra di Gianluca che è qui presente. Li facciamo presentare i ragazzi. Gianluca Cacciaputi. Danilo Langella. Tu? Angelo Cavaliere. Allora Cavaliere, sei stato autore di due gol, com'è andata la partita, la prestazione? No, bene, ottima prestazione, nemmeno un gol subito, oggi sono andati bene. Allora, il signor Fontana Senior mi invitava a chiedervi come è possibile che siete tutti quanti molto giovani, siete la prima squadra in classifica, siete riusciti a battere anche squadre molto più forti, molto più grandi. Qual è il vostro segreto? Oh, vabbè, sicuramente anche un po' di fortuna, dobbiamo ringraziare soprattutto, cioè, perché siamo un grande gruppo, dobbiamo ringraziare il mister e speriamo di, ci giochiamo partita in partita e speriamo di... Utilizzo una citazione di Mariano, siete la Cenerentola della Mavericks. Per lui significa la sorpresa. Tu vuoi dire qualcosa a proposito di questa squadra? No, volevo dire solo che ci siamo trovati bene, non ci aspettavamo un inizio così bello. 3 vittorie consecutive sono importanti, 4 sono importanti. Le conti bene? I due gol a chi li vogliamo dedicare? A Mattia Formisano e Giuseppe Guirino. Va bene, li salutiamo. Tu la vittoria a chi la dedichi? La dedico vabbè al mister, a Mariano e a te, a lei, a tutti. Vabbè, una dedica collettiva. Tu? Io la voglio dedicare alla squadra. Perfetto. Allora, un attimo solo. Sì. Oggi dobbiamo fare i complimenti al portiere che ci ha salvato, l'ha vinta lui la partita comunque. Un applauso, sta qui il portiere. Bravo portiere, ovunque tu sia, perché non ti vediamo. Perfetto ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona serata, ci vediamo la settimana prossima, grazie.